Signore e signori, buongiorno. Riprendiamo la presentazione sulla longitudine. Nel corso della prima parte abbiamo visto praticamente come è nato il concetto, come si è sviluppato, come il progresso l'ha reso poi indispensabile. Vediamo ora come nel corso del tempo questa esigenza si è concretizzata, attraverso quali strumenti e attraverso quali metodi. Ma questi navigatori, durante queste scoperte gigantesche, di quali strumenti disponevano per navigare? Devo dire che gli strumenti erano alquanto primitivi. Il tempo veniva misurato con la clessidra. La clessidra, scoperta, cioè inventata 300-400 anni prima di Cristo, no, inizialmente era acqua, poi si standardizzò su della sabbia. Per questione di praticità, la clessidra andava massimo 30-60 secondi, 60 minuti, non di più. Poteva misurare tempi lunghi capovolgendola quando finiva. No? Per esempio, ci si misurava la durata del giorno locale. Dove ci si trovava, ma assolutamente non ci si poteva mantenere un orario di riferimento per stabilire la longitudine. Un altro strumento principe fu lo scandaglio. Lo scandaglio era una sagoma con delle marche che si potevano sentire anche di notte, no? Con un piombo, il quale piombo inoltre era anche cavo. Dentro questa cavità veniva messo un pezzetto di sego per tirar su anche qualcosa del fondo in maniera che si riusciva a determinare la natura del fondo. No? Praticamente lo scandaglio veniva lanciato dai lati della nave, che procedeva a bassa velocità, no? E quando arrivava sulla verticale si prendeva la battuta della profondità. Questo aveva finalità fondamentalmente di navigazione, non tanto di mappatura del fondale marino, il quale anche nei secoli successivi venne mappato, ancorché il principio era lo stesso, quindi quello di calare un peso, però per le finalità oceanografiche era diverso. Questo era più grande, si usava un filo d'acciaio, venivano dei tamburi, eccetera, ma la nave doveva essere praticamente ferma. Praticamente fino al 1919, quando è stato inventato lo scandaglio acustico, questo era lo strumento per rilevare la profondità nella quale si trovava la nave. Un altro strumento è il sorcometro a barchetta. E con questo si misurava la velocità di una nave. Era una piccola tavola tagliata a forma di triangolo con un lato tondo, no? Che era zavorrata dalla parte del lato tondo, no? E veniva tenuta con tre stringhe, no? Che poi si venivano su un cordino. Praticamente si filava la poppa, si metteva in tiro, quando diciamo, si era pronti, si mollava. Si lasciava scorrere il cavetto e poi si contavano 30 secondi. Praticamente ogni 15 metri e 43 c'era un nodo su questa sagoletta. Dopo 30 secondi si bloccava la sagoletta con la mano e si vedeva quanti nodi erano passati, cioè nella sostanza quanti metri. I nodi, no, con la loro distanza reciproca, praticamente corrispondevano a un miglio in un'ora, un miglio marino in un'ora. Quindi con il sorcometro a barchetta si riusciva a calcolare la velocità, ma era la velocità rispetto alla massa d'acqua. Se la massa d'acqua poi si muoveva per una corrente o se il vento scarrocciava la nave lateralmente, il sorcometro a barchetta non riusciva a sentirlo. E quindi era abbastanza impreciso. Se pensate a una corrente di mezzo nodo che fa 12 miglia al giorno,
su 30 giorni di navigazione, guardate un po' quale può essere l'imprecisione della velocità, cioè del percorso desunto dalla velocità fatta col soccometro a barchetta. Un altro strumento fondamentale fu la bussola magnetica. La bussola magnetica, ovviamente le proprietà magnetiche di alcuni metalli erano conosciute fin dall'antica Grecia, no? E anche in Cina. Intorno all'anno 1000 furono riavviati studi, interessi, esperienze pratiche rispetto a queste proprietà e venne realizzato un ago galleggiante che riusciva a orientarsi verso nord. L'ago galleggiante poi venne ancorato a un perno verticale, venne inserito in una cassetta. Il legno preferito era il bossolo, quindi da lì la bussola. Collegata al lago poi venne messa una rossa dei venti, no? Con i 360 gradi suddivisi in quarti, cioè praticamente ogni 90 gradi veniva suddiviso in 8 parti, no? E questo consentiva di dare indicazioni anche a un timoniere analfabeta, no? Dandogli 2/4, 3/4, 4/4 da una parte o dall'altra. Insieme alla bussola magnetica vi era un'altra bussola, la bussola solare. Praticamente quando non c'era la bussola magnetica bisognava orientarsi al sole, no? E la bussola solare praticamente veniva usata come una meridiana. Poteva fornire l'ora locale, poteva dare la direzione del nord o del sud, ovviamente, a mezzogiorno. Se si conservava l'ora locale, si poteva fornire la direzione del nord a qualunque mezzogiorno. Oggi è una cosa che facciamo con l'orologio. Allora che non c'erano gli orologi, bisognava mantenere il tempo locale con la velocità. Molte, diciamo, prima vi ho detto che la determinazione della latitudine era stata piuttosto facile, no? In effetti la latitudine, fin dai tempi antichi, veniva determinata, no? In navigazione era un pochino più complesso, no? Praticamente bisognava poter determinare l'angolo sull'orizzonte di un astro. Il primo strumento che venne usato era la balestriglia, chiamato anche il bastone di Giacobbe. È stato inventato circa nell'VIII secolo dai turchi e poi è passato in Spagna e poi si è diffuso in tutta tutto il Mediterraneo e anche fuori dal Mediterraneo. Praticamente misurava l'altezza degli astri, no? Per la determinazione della latitudine, no? Del mezzogiorno locale. Un lato sull'orizzonte, un lato sull'astro. Scorrendo con questo regolo trasversale avanti e indietro si cambiava l'angolo. Un sostituto, direi economico, della balestriglia era il cavallo. Il cavallo era praticamente una tavoletta con uno spago al centro. Praticamente si tratteneva con i denti lo spago a una distanza variabile dall'occhio, in maniera che la tavoletta andasse a coincidere con lo spazio tra l'orizzonte e l'astro. Diciamo che era un modello compatto di balestriglia. L'altro strumento usato per vedere l'altezza di un astro fu il quadrante. Il quadrante praticamente era un settore di legno graduato sul quale c'era un filo a piombo. Il filo a piombo individuava verticale allineando il lato rettilineo del quadrante con l'astro di cui si andava a misurare l'altezza. Praticamente
per il piombo dalla verticale, l'allineamento, la direzione dell'astro, si bloccava il filo addosso alla tavoletta e si guardavano i grani. Un metodo similare, no? Ma più elaborato, fu l'astrolabio. L'astrolabio era lo stesso concetto del quadrante, soltanto l'astrolabio veniva tenuto verticale attraverso, diciamo, con una mano, oppure si appendeva a una parte dell'alberatura. Per il suo peso rimaneva verticale, con la lira dal centro si cambiava, si traguardava l'astro e quindi poi si leggeva la misura di questa altezza. Ovviamente erano tutte misure che risentivano moltissimo dell'abilità dell'operatore e delle condizioni nelle quali venivano realizzate. Poiché traguardare il Sole attraverso l'astrolabio, cioè, praticamente a lungo andare provocava una forte irritazione agli occhi o addirittura cecità, vennero inventati gli strumenti a riflessione, sia per la possibilità di mettere dentro dei filtri, no, che filtrassero la luce del Sole, sia perché lo strumento a riflessione, no, variando la posizione di uno specchietto, consentiva di portare il Sole sopra l'orizzonte, apparentemente sopra l'orizzonte, no? E questo consentiva di mantenere la misura anche mentre la nave oscillava. Ovviamente quello di Davis era piuttosto massiccio, piuttosto ingombrante, e quindi un'evoluzione di questo quadrante di Davis fu l'ottante. L'ottante circa nel 1700, no? Era uno strumento a riflessione compatto, leggero, permetteva un'ottima precisione, era basato su una doppia riflessione, permetteva di misurare angoli fino a 90 gradi. I 90 gradi però si rivelarono insufficienti per alcune applicazioni, come quello che vedremo dopo, le distanze lunari. Le distanze lunari, spesso tra la Luna e l'astro che si voleva osservare, c'erano più di 90 gradi. E quindi dal sestante, dall'ottante, che aveva un'ampiezza di un ottavo di angolo giro, si passò al sestante, che aveva un'ampiezza di un sesto di un angolo giro, e quindi permetteva di misurare non fino a 90, ma fino a 120. Il sestante nel corso dei secoli, no, ha subito un sacco di perfezionamenti: il cannocchiale, i filtri sia per l'orizzonte sia per la parte astro, sulla lida sono stati messi dei noni circolari, eccetera. Insomma, il sestante ha una forma che è attualmente uguale a quella dei sestanti che abbiamo oggi. No? Come vedete, il disegno che sta facendo vedere la tecnica dell'uso del movimento del sestante, si elimina l'effetto pendolo che potrebbe variare la misura. Diciamo, praticamente con questi strumenti e adeguate tavole, no, si poteva facilmente calcolare la latitudine con una precisione che è andata crescendo negli anni, sia per il miglioramento delle tavole, sia per il miglioramento degli strumenti. E da alcune decine di miglia iniziali, oggi, con il sestante, si riesce a stabilire la posizione con una precisione di alcune miglia. Ho detto inizialmente che era relativamente facile trovare la latitudine utilizzando il Sole
è una stella polare. Vediamo di spiegare brevemente come. Tutti noi sappiamo che la Terra ha il suo asse di rotazione inclinato di 23 gradi sull'eclittica, quindi sul piano sul quale orbita. No? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il Sole, no, per un punto, per esempio, sull'equatore, no, si vedrà in una posizione che va da praticamente dalla verticale a 23 gradi e mezzo verso nord, dalla verticale a 23 gradi e mezzo verso sud. Questo qui per effetto semplicemente dell'inclinazione dell'asse terrestre. Se a questa posizione del Sole, che tra parentesi si chiama declinazione del Sole, noi aggiungiamo la nostra latitudine, assumendo che non ci troviamo più rispetto sull'equatore, con dei calcoli molto facili si può vedere che l'altezza di questo Sole, sull'orizzonte, no? Per noi, per ogni punto della Terra, è una funzione della declinazione del Sole più della latitudine. Quindi, nel momento in cui abbiamo l'altezza, possiamo determinare facilmente la nostra latitudine. Okay? Parimenti, con la stella polare, se possibile, è addirittura ancora più semplice. Cioè, se noi prendiamo l'altezza della stella polare sull'orizzonte, che ovviamente ci dà direttamente il nord, questa altezza ci dà in pratica la nostra latitudine, salvo alcune piccole correzioni, perché la stella polare si trova approssimativamente al polo al nord, questo almeno per i prossimi 100 anni, no, però ci sono alcune piccole variazioni dentro. Bene, vediamo quali erano le capacità di orientamento alla fine del 600. Quindi, mentre praticamente ancora mancava un mezzo preciso per poter determinare la longitudine. Quindi, la determinazione delle direzioni era facile, infatti ormai era patrimonio comune la bussola, e inoltre si poteva fare anche con gli astri. La determinazione della latitudine, abbiamo visto, era facile, con l'ottante e poi con il sestante. La determinazione della longitudine aveva una serie di metodi interessanti, promettenti, ma di nessuna certezza. E quali erano le conseguenze di tutto questo? Beh, le conseguenze di tutto questo era facile da dedurre. Le grandi scoperte che geografiche che erano nate da quasi due secoli avevano consegnato all'umanità una grande massa di nuove terre, nuove rotte, c'era tantissimo da esplorare e da fare e da sfruttare, no? Però gli esploratori erano coraggiosi, temerari, disposti a tutto. Ma il commercio richiedeva ora stabilità, regolarità e sicurezza nelle traversate. Non solo, ma le esigenze militari, che ovviamente si erano adeguate a quelle che erano i commerci, no? E quindi si erano espanse, così come le terre conosciute. E a loro volta chiedevano certezze nella navigazione, la flessibilità e la possibilità di spostare celermente, ma con precisione, masse di uomini e mezzi. E inoltre poi c'erano stati degli accadimenti tragici, specifici, che avevano anche sollecitato l'opinione pubblica. Nel 1592 un galeone portoghese, sul percorso obbligato praticamente, perché procedevano per latitudini, ad ovest delle Azzorre, fu intercettato e affondato dalla flotta inglese. Quel galeone portava dei valori a bordo pari al 50%, no? Delle entrate fiscali inglesi annuali. Quindi potete capire, un valore enorme. Nel 1641, ancora un commodoro inglese, passando Capo Nord, perse 3 navi su 5 e 600 uomini.
per la mancanza della longitudine causata da una tempesta che l'aveva reso incerto da quale parte dell'America del Sud era, se est oppure ovest. Non solo, nel 1707, l'ammiraglio Cloveselly, mentre rientrava in Inghilterra con una squadra, proveniente da Gibilterra, e che soffriva di una scarsa precisione di navigazione, perché erano diversi giorni che il tempo era velato e quindi non si riusciva a fare osservazioni. In particolare, avendo sbagliato in maniera sostanziosa la longitudine, fece naufragio sulle coste dell'isola Scilly. Persi 4 navi su 5, inclusa la sua, e 2000 uomini. Quindi capite, una tragedia di proporzioni gigantesche. No. Le conseguenze di tutto questo, no, furono che tutti gli stati si posero questo problema, no, quello della longitudine. E intuirono, molti di questi intuirono, che una precisa determinazione della longitudine passava, sì, attraverso dei metodi sufficientemente, insomma, dei metodi adeguati, ma passava anche attraverso la disponibilità di dati astronomici precisi che consentissero delle misure precise, no? Allora, in tutta Europa nacquero degli osservatori astronomici finalizzati a questo scopo, no? Non solo, ma nel 1674 Carlo II d'Inghilterra fondò l'osservatorio di Greenwich, famosissimo e che esiste ancora oggi. Non solo, nel 1714 in Inghilterra venne costituito il Board of Longitude. Che cosa doveva fare questo board? Doveva identificare e eventualmente premiare colui che avesse inventato un metodo per la determinazione della longitudine. Con un portafoglio eccezionale, fenomenale per quei tempi, 20.000 sterline. Tenete presente che una fregata all'epoca costava circa 100.000 sterline. Quindi 20.000 sterline erano veramente una somma incredibile. No. La richiesta era una precisione di 30.000. Una precisione che oggi ci può far sorridere, ma che in effetti non è stato poi così facile da raggiungere. All'epoca quali erano i metodi conosciuti per la determinazione della longitudine? Erano puramente dei metodi astronomici, non c'era alternativa a quei metodi. Il primo metodo è l'eclissi di luna. Le eclissi di luna non solo erano pochissime nell'anno, quindi se quel periodo in cui uno stava in navigazione non c'era un'eclissi di luna, aveva finito di utilizzare il metodo. Però i movimenti della luna erano poco conosciuti e l'istante di eclissi era poco preciso. Comunque questo metodo non è arrivato mai ad essere di una qualche pratica utilità. Sempre parlando di metodi astronomici, il secondo metodo è quello dell'eclissi dei satelliti di Giove. E i 4 satelliti di Giove furono scoperti nel 1610 da Galileo. No? Poi nel 1668 Domenico Cassini pubblica delle effemeride precise. No? Tenete presente che questi satelliti hanno dei periodi di rivoluzione brevissimi, quindi in un anno fanno circa 1000 eclissi. E quindi ce n'è per tutti, ce n'è per ogni momento in cui uno si trova in navigazione. Sono tali da dare un buon riferimento di tempo, però hanno la necessità di essere osservati con un calo chiave, anche se danno un istante di vista preciso, no? E mentre su terra sono utilizzabili, in quanto il calo chiave può essere buttato liberamente, sul mare sono praticamente inutili, in quanto il calo chiave non può essere costato, non può essere mantenuto in punteria, se non per brevi istanti. Questo metodo però fornì un grosso contributo per la mappatura terrestre e costiera. Per fare un esempio, diversi stati del West, Far West, sono stati mappati e definiti con questo metodo.
Ma prima di parlare del metodo delle distanze lunari, vorrei spiegare un attimino perché serviva un qualche cosa che desse un riferimento di tempo. Se vi ricordate, quando abbiamo inizialmente illustrato la longitudine, ho detto che misurare la longitudine era di fatto misurare un tempo. Ora, per misurare un tempo, no, ci vuole, come si può dire, uno stop iniziale. Cioè ci vuole un evento che inequivocabilmente possa dire, ecco, da questo momento decorre il tempo. Per misurare la longitudine bisogna misurare una differenza di tempo, no? Cioè, nel mentre io sono a 15 gradi di longitudine est, no? Che cosa sta succedendo a Greenwich? Se a Greenwich è mezzogiorno, quindi il sole sta passando sulla verticale di Greenwich, no? Nel momento in cui il sole passerà sulla mia verticale, no? Io so che il tempo di Greenwich più il mio, più la differenza che è intercorsa nel frattempo, mi dà la mia longitudine. Però io devo avere uno stop orario preciso. Allora, questi metodi, il metodo delle distanze lunari, che adesso vedremo, il metodo dei satelliti di Giove, tendeva a dare uno stop preciso, un inizio preciso al tempo, no? Per misurarne la differenza. Questi fenomeni astronomici potevano essere predetti, no? Con sufficiente precisione. Per cui negli almanacchi si vedeva, no? A che ora era mezzogiorno, a che ora l'istante in cui a Greenwich, no? Succedeva un qualcosa, che poteva essere il passaggio al meridiano di un astro, oppure una certa posizione del Sole o della Luna. Quando io mi ritrovavo nella mia posizione, a vedere lo stesso fenomeno, no? Praticamente questo mi diceva che se io vedevo il fenomeno al mio mezzogiorno, sapendo che a Greenwich era occorso 2 ore prima, a quel punto io ero 30 gradi a est di Greenwich. Vediamo il metodo delle distanze lunari. Il metodo delle distanze lunari era praticamente la generalizzazione di quanto ho appena detto. Cioè, se io prendevo una posizione della Luna rispetto a un astro, no? E vedevo sulle effemeride a che ora si realizzava a Greenwich, no? Poniamo alle 6 del mattino, no? Nel momento in cui si realizzava sulla mia posizione lo stesso fenomeno, che poteva essere una sovrapposizione, una distanza tra astri, eccetera, no? Io la confrontavo con la mia ora corrente, cioè col mio mezzogiorno, no? Che avevo la possibilità di determinare, ovviamente, e vedevo la differenza di longitudine, quindi c'è la differenza di tempo e quindi la differenza di longitudine, no? Il metodo delle distanze lunari sfruttava praticamente una posizione precisa della Luna rispetto a un altro astro, no? Come ho detto, di cui si conosceva il momento in cui avvenne su Greenwich. Questo metodo fu abbandonato per molti anni per mancanza di dati precisi. L'aveva provato nel 1499 Amerigo Vespucci, ma senza grande successo, aveva sbagliato un sacco di gradi. Ma alla fine del 1600, i primi anni del 1700, cominciò di nuovo a suscitare interesse, no? Come ho detto, in questo sforzo di poter dare un metodo per determinare la longitudine. Quindi nel 1767 l'astronomo Maskelyne
praticamente scrisse il Nautical Almanac per la prima volta, cioè le effeméride, no? Questo Maskelyne era dello Astronomo Reale inglese, membro anche del board della Valonia di cui avevamo parlato. C'è da dire una cosa però, nonostante ci fossero gli strumenti per poter fare questo calcolo, la trigonometria sferica era conosciuta, i logaritmi erano conosciuti che permettevano di trasformare il tutto in somme e sottrazioni, in punto decimale di Nepero, però questo metodo prevedeva calcoli lunghi e in verità tediosi, di alcune ore per farlo un punto. Con una grossa probabilità di introdurre un errore. Quindi sì, era un metodo fattibile, però era un metodo complicato e che poteva facilmente indurre questa diapositiva vediamo concettualmente il discorso delle distanze lunari. Praticamente si prendeva con sé stante la distanza tra la Luna e un altro astro. No? Si andava a vedere sulle effemeridi a che ora era comparso a Greenwich lo stesso fenomeno e si confrontava con l'ora locale. La differenza dava luogo alla longitudine. Qui vedete ripresa anche le altezze sia della Luna che dell'astro per poter calcolare allo stesso tempo anche la latitudine. Quindi diciamo che nei primi anni del 1700 tutti i metodi che erano in studio e che venivano sponsorizzati, in particolare dall'Accademia, no? Erano relativi a dei sistemi astronomici. L'idea, la possibilità di portare a bordo un orologio che consentisse di portarsi dietro l'ora di Greenwich, era praticamente considerato irrealistico, no? E quindi tutti spingevano per il metodo astronomico. In particolare spingeva l'astronomo reale Maskelyne, no? Il quale era membro del Board of Longitude che doveva assegnare il premio e al tempo stesso però era anche, diciamo, il propugnatore del metodo delle distanze lunari con il quale contava di acquisire il premio delle 20.000 sterline. Tutto questo, mentre tutti erano orientati verso questi sistemi astronomici, ci fu un falegname inglese, orologiaio autodidatta, che portò al board in esame un cronometro. Allora che di che cosa stiamo parlando? Beh, evidentemente di un qualcosa molto diverso da quello che intendiamo oggi per cronometro. No? Praticamente per 50 anni, dal 728 al 776, questo falegname, John Harrison, costruì al bordo e presentò al bordo Longitude 5 modelli di cronometro di caratteristiche progressivamente migliori in termini di dimensione, peso, precisione, però tutto questo sotto il fuoco dell'ostruzionismo di Maskelyne, il quale non smise mai di supportare la sua causa con metodi prevaricatori e che gli fruttarono però parte del premio. Mentre Harrison riuscì nei decenni, riuscì a incassare ancorché a rate tutto il premio, ma solo con l'aiuto del re e senza avere mai la soddisfazione della giudicazione ufficiale completa al board. No. Vediamo un po' come erano fatti questi cronometri di Harrison. Il primo, non esattamente da taschino, no, nel 728, era alto 63 centimetri e pesava 34 kg. Caricato a molla aveva un'autonomia di un giorno. Però aveva tutto un sistema di molle e ammortizzatori che riducevano gli effetti del moto e la vibrazione di una nave. Venne provato con successo a Lisbona, appena presentato al porto. No?
presentava un errore potenziale di 3-4 secondi al mese. Harrison però, del tutto insoddisfatto, non reclamò la vincita, ma incominciò a costruire l'H2. No? Questo H2, grosso modo, era identico all'H1, anche se aveva dimensioni leggermente maggiori, però era più resistente. Ma anche questo, Harrison non fu soddisfatto e non lo mise mai a bordo di un'altra, neanche per fare delle prove. No? L'H3, per costruirlo ci ha messo 19 anni. Non era molto diverso dall'H1 e H2, però aveva diverse novità, principalmente per la compensazione delle variazioni di temperatura. L'H4, che venne costruito dal 755 al 59, era però completamente diverso dai predecessori. Pesava infatti poco meno di 1,5 kg e aveva un diametro di 13 cm. Imbarcato su una nave diretta in Giamaica nel novembre del 1761, dopo 40 giorni di navigazione, aveva un errore di 5 secondi. Harrison ottenne il premio di 10.000 sterline, ma non l'intero premio. Ebbe l'obbligo di costruire due ulteriori cronometri uguali all'H4 per assicurarne la riproducibilità. Harrison allora si accordò con Larkin Kendall, un orologiaio, per realizzare un secondo esemplare che fu chiamato K1. Quindi vi era il H5 di Harrison e il K1 di Kendall. I due cronometri vennero presentati al board, il quale comunque non voleva pagare, perché il secondo non era stato fatto di Harrison. Harrison fu obbligato a consegnare tutti gli orologi prodotti, a rendere pubblici i disegni. Tuttavia il board tentò ancora di evitare la corresponsione dell'intero premio, di fatto sabotando gli orologi in modo che dessero prestazioni scadenti. Harrison, amareggiato dai semplici anticipi, fece una petizione a Giorgio III, il quale decise di fare una prova impropria, che fu estremamente di successo. A quel punto concesse altre 8.650 sterline ad Harrison, facendo un grosso punto al bordo dell'Olimpo, il quale di fatto però non concesse mai il premio vero e proprio. Che passi ha fatto il cronometro, diciamo, di Harrison dall'epoca ad oggi? Nel suo secondo viaggio, il capitano Cook portò con sé il K1, che era identico all'H5, ottenendo risultati eccezionali. L'unione tra cronometro e distanze lunari si rivelò vincente. Infatti, il metodo astronomico consentiva di aggiornare periodicamente, anzi, di aggiornare, verificare periodicamente l'errore del cronometro, il quale però rimaneva sempre disponibile con tutta la sua precisione per un fix immediato. Gradualmente, dopo gli orologi di Harrison, grazie alla pubblicazione dei disegni, l'intraprendenza di alcuni orologiai e un pochetto di spionaggio, ma i cronometri cominciarono ad essere prodotti in piccola serie e poi in serie sempre più grandi. Tuttavia, per molti decenni, i prezzi di questi strumenti furono elevatissimi, che ne limitarono al massimo la diffusione. Di fatto se lo potevano permettere soltanto le flotte militari e le grandi compagnie di navigazione. Tuttavia, il cronometro, diciamo che non è mai diventato un pezzo di diffusione di massa, ecco. Così, per curiosità, nel 1850 UK possedeva circa 610 cronometri e ne produceva 300 all'anno, la Francia 170 e incredibilmente gli Stati Uniti nessuno. Durante la Seconda Guerra Mondiale decisero di produrli. Nel 1942,
ne hanno prodotti 23.311 di due tipi diversi. Mentre che fine hanno fatto i media astronomici? L'istanza lunare per trovare il tempo, e quindi la longitudine era solo una parte del problema, in quanto comunque poi doveva essere seguito da altre operazioni per latitudine ed ulteriori calcoli. Il costo elevato dei cronometri comportò l'impiego di questo metodo fino alla seconda metà del 1800, quantomeno per il controllo dei cronometri, che non avevano esigenza di essere estremamente precisi, in quanto potevano essere controllati con le distanze lunari. Nell'837 il capitano Thomas Sumner, nel corso di un viaggio, no, scoprì la retta d'altezza, cioè praticamente il luogo dei punti dai quali si osserva un astro di una certa altezza è praticamente, per una distanza ragionevolmente breve, una retta, no? Anche se parte di un grosso cerchio, no? Ma che per brevi distanze può essere assimilata a una retta. Mentre ai primi del Novecento, non parliamo di mille anni fa, parliamo di primi del Novecento, no? L'ammiraglio Marc de Saint-Hilaire scoprì un metodo pratico e veloce per poter utilizzare la retta d'altezza, fino a 5 rette d'altezza contemporaneamente. No? E questo restringendo i calcoli solo nell'area di incertezza del suo punto stimato. Non è che doveva avere un mappamondo per fare i calcoli. Gli servivano quelle 50-60 miglia di lato che gli consentivano di tracciare le rette d'altezza rispetto al suo punto stimato. Quando poi venne inventata la radio, a quel punto lo stop via radio, no? Quindi il dato di tempo precisissimo via radio, divenne comune, per cui praticamente era sufficiente un orologio e la radio per poter fare delle osservazioni astronomiche molto precise. Questa è quella che dicevo prima, la rotta che aveva scoperto il capitano Sumner, la retta d'altezza che aveva scoperto il capitano Sumner, e questo è il punto nave calcolato con 5 rette d'altezza del Marchese di Sant'Ivera. Ecco qua. Diciamo che la navigazione astronomica oggi è solo per gli sportivi o gli appassionati. Costituisce ancora background culturale per alcune abilitazioni nautiche. No? E devo dire che oggi le calcolatrici prima e i computer poi hanno reso la pratica della navigazione astronomica facile e senza necessità di consultare tavole e manuali. Basta inserire dentro un programmino di computer i dati prodotti da osservazioni, almeno ragionevolmente precise, perché quelle ci servono sempre. Come si viaggia oggi? Diciamo che negli ultimi 70-80 anni i sistemi di posizionamento sono diventati radioelettrici, no? Qui ne vedete le precisioni, no? Praticamente si succedono nel tempo andando verso valori molto bassi. Ma oggi quasi tutti questi sistemi sono soppiantati o in via di rimpiazzo da parte di metodi satellitari, i quali a volte accoppiati con dei sistemi inerziali danno precisione sia nel breve termine sia nel lungo termine dell'ordine praticamente dei centimetri, quindi sufficienti per qualunque tipo di navigazione. Termina la mia presentazione, spero che sia stata sufficientemente interessante e vi ringrazio per l'attenzione che avete mostrato. Una buona giornata.